Comandante, si traccia sempre un bilancio di fine anno. Le chiedo subito per la Polizia Municipale, il 2016, che anno è stato? Diciamo che è stato un anno abbastanza formidabile, diciamo prolifico, perché siamo riusciti a portare avanti il nostro programma lavorativo, non solo, ma a raggiungere tutti gli obiettivi. In materia di viabilità sicuramente abbiamo fatto tantissimo, sia per quanto riguarda la circolazione stradale, perché abbiamo rivoluzionato su direttive del sindaco gran parte della circolazione stradale, rendendo diciamo, più razionale e più veloce quello che è il flusso veicolare, ma soprattutto anche nell'attività vera e propria di polizia stradale, perché tutti sanno che abbiamo attivato le nuove tecnologie, Street Control, Autovelox, controlli ZTL tramite la videosorveglianza, e questo ha portato un notevole alleggerimento sulle strade comunali del traffico. Abbiamo evitato, non esistono più le doppie file sul corso Salvatore Aldisio come era una volta, non esistono più quei parcheggi selvaggi soprattutto nelle zone riservate ai disabili, non esistono più le macchine sui marciapiedi. Diciamo che sotto questo punto di vista l'anno è stato piuttosto prolifico. Allo stesso modo possiamo dire per quanto riguarda l'aspetto annonario. Le strade principali della città, se i cittadini lo ricordano, erano invase dagli ambulanti. Questo oggi non esiste più. Non posso dire che il fenomeno è stato debellato, perché sarei un bugiardo. È chiaro che il fenomeno esiste, diciamo, in quelle parti della città meno controllate, ma soprattutto in quelle parti della città dove non dà fastidio. Ecco, tolleranza zero in merito all'abusivismo commerciale, tolleranza zero anche in merito all'abusivismo edilizio? Esattamente, sotto l'aspetto dei controlli edilizi non abbiamo indietreggiato di un passo, tanto è vero che ad oggi il fenomeno dell'abusivismo edilizio non posso dire che sia stato totalmente sconfitto, ma sicuramente è fortemente sotto controllo. Per quale ragione? Perché tutti sanno che in passato succedeva che nello stesso giorno si edificavano 3-4 immobili abusivi di sana pianta. Oggi invece l'abusivismo edilizio riguarda semplicemente il completamento della veranda, la terrazza, l'apertura della finestra e così via. Diciamo che sotto questo aspetto c'è stato un notevole miglioramento per la vivibilità della città. E per il 2017, comandante, cosa si augura? Allora, nel 2017 innanzitutto vorremmo portare a compimento quanto abbiamo iniziato nel 2016, e quindi per quanto riguarda la viabilità sicuramente avremo la necessità di sgombrare dal traffico veicolare altre arterie cittadine che sono particolarmente trafficate. Mi riferisco a quelle arterie che sono state in quest'ultimo periodo poco attenzionate, come via Recanati, come via Niscemi, come via Tevere. E allo stesso modo noi abbiamo come obiettivo quello di liberare anche queste stesse strade dalla presenza dell'ambulantato abusivo. Fermo restando che gli obiettivi fin qui raggiunti, e quindi le strade libere del centro urbano, del centro storico, saranno particolarmente presidiate. E dopo il Capodanno sicuramente si torna ad un'alimentazione un po' più sana, un po' più bilanciata, però non possiamo gettare quello che è avanzato a casa nostra, ad esempio il panettone, perché Francesco avanza sempre un panettone a casa. Siamo nel laboratorio di pasticceria di Francesco Cassarino, Peccati di Gola, e oggi vi proponiamo un dolce molto semplice da realizzare con quello che è rimasto, cioè un panettone. Per continuare così a prolungare le nostre feste, magari ci concediamo un dolce, magari prepariamo un pranzetto leggero, però recuperiamo il panettone. Sì, diciamo che questa è un'altra variante, una cosa diciamo che a casa la casalinga può benissimo preparare, perché dove reperisce della cioccolata fondente e un po' di burro, può aggiungere anche un po' di panna. Prende quel panettone che magari i bambini alcune volte non sono molto portati, o perché c'è il candito, così via, e alcune volte si ha la difficoltà proprio a piazzarlo. E invece in questo modo diciamo diamo la possibilità di consumarlo a casa con una semplicità unica, dove ci procuriamo, abbiamo della Nutella, abbiamo del cioccolato, abbiamo il panettone, e diciamo che già abbiamo tutto l'occorrente per poter realizzarlo. E trasformiamo un semplicissimo panettone con i canditi in un dolce buonissimo al cioccolato. Procediamo come? Tagliamo il nostro panettone. Tagliamo sempre il nostro panettone, naturalmente non ha un senso
diciamo, come tagliare il panettone, noi stiamo facendo piccole quantità. Dobbiamo ricavarne cubetti? Sì, diciamo o cubetti o anche, anche semplici, sì, non ha una regola. Anche se i vostri pezzettini non fossero perfetti e perfettamente irregolari, vanno bene lo stesso. Sì, ma per carità. Saremo meno bravi del nostro... Voci che vanno a casa le casalinghe, perché non trovi, diciamo, trovi, non trovi l'estetica di un professionista, ma trovi il gusto e l'amore di una mamma, di una moglie, di... Quindi sta confessando che anche un pasticcere può mangiare un dolce non preparato in maniera professionale. Sicuramente. Questa è una bellissima notizia. Ma sicuramente lo deve fare, perché anche dalle casalinghe tu puoi apportare qualcosa che è sempre un qualcosa in più che tu impari. Non è detto che tu sei un professionista, e ci sono dolci che si trovano anche adesso nella grande distribuzione, ma sono nate nelle cucine delle nonne. E allora è vero quando qualcuno prima di noi ha detto che si cucina pensando a qualcuno, altrimenti si sta solo preparando da mangiare, è vero? Sì, no, no, è vero, è vero. Allora se vuoi tu mangiare non è il caso che tu devi cucinare. Puoi anche comprarti un qualcosa di pronto e mangi. Ma invece se tu, quando si fa per amore? Quando si fa per amore tu cucini qualcosa e allora lo prepari con parsimonia, con magari stai attento a tutte le cose, stai attento anche alla fiamma di come cuoci. Se si ha fame, la fame è un'altra cosa, il mangiare sono due cose diverse. Certo. Sicuramente sotto il vostro albero di Natale sarà avanzata una stecca di cioccolato fondente che con tutte le cornie di questo periodo magari abbiamo un po' ignorato. Allora noi la recuperiamo sciogliendola e adesso la utilizziamo come, Francesco? Niente, in pratica abbiamo fuso, diciamo, consideriamo magari un 200 grammi di cioccolato fondente, che sia al 70% al 40%, questo conta poco. È quello che abbiamo, insomma. Quello che abbiamo a casa. Sicuramente una boccettina di Nutella ce la ritroviamo a casa. Chi di noi non ha una Nutella a casa? Allora, abbiamo mescolato i nostri pezzettini di panettone con del cioccolato fondente. Abbiamo della crema di cioccolata, comunemente nota come Nutella. Sì, sì. Quanta? Ma considera in pratica che ho fatto in 200 grammi di cioccolato, 100 grammi di Nutella, che ci serve in pratica per ammorbidire la parte solida, diciamo, del cioccolato. E ci permette così in questo modo che non sia molto nel mangiare con l'asciugatura troppo rigido e sentiamo questa piccola croccantezza. Abbiamo steso nel frattempo un po' di carta forno e adesso realizziamo i nostri croccantini. Sì, diciamo che sono dei croccantini, li stiamo preparando in una maniera molto semplice, in questo modo. Diciamo ci aiutiamo con cucchiaio e contro cucchiaio, come se stessimo facendo chiamiamole delle praline, diciamo, ma vengono più dei bonbon, qualcosa, diciamo, per incuriosire anche a casa i nostri ospiti, anche i nostri cari. Ma sicuramente i nostri cari sono i primi ad allietarsi il palato di quello che preparano le nostre casalinghe, le nostre mamme o le nostre mogli. Con il doppio risultato di non avere gettato il panettone, perché lo diciamo sempre, non si getta niente, e nel frattempo prepariamo anche qualcosa che piace tanto ai bambini, ai quali non diremo che dentro c'è il panettone con i canditi. Sì, diciamo che il segreto è questo, perché i bambini oramai sono distratti da altre cose e alcune volte si fa fatica a far mangiare questi bimbi un mangiare, diciamo, che magari, voglio dire, il panettone è un mangiare sano, però cercano sempre la scusa, c'è l'uva candita, c'è questo, c'è quell'altro. Mettendo la cioccolata e facendo in questo modo noi andiamo a, in pratica, ad offuscare la loro mente e arricchendola, diciamo, col discorso che abbiamo del cioccolato, tutto qua. Questo invece non andrà in forno? No, questo non andrà in forno, stiamo sciogliendo adesso altra cioccolata, è come se andiamo a fare un rivestimento, lo mettiamo, questo dovrebbe andare in frigo una ventina di minuti, adesso noi lo passiamo in abbattitore così, diciamo, che vediamo il risultato immediatamente. Sì, diciamo che in 2 minuti abbiamo il risultato già finale. Vedete quante praline riusciamo a fare con veramente pochissimo prodotto. Diciamo un quarto di panettone e un po' di cioccolata. Infatti era ancora di meno.
diciamo che in questo modo tutto quello che è a casa basta un po' di fantasia e poi il resto conta poco. Adesso stiamo preparando la cioccolata e andiamo a pralinare, li passo in abbattitore, 2 minuti e già ce li abbiamo. Naturalmente voi a casa non avete l'abbattitore ma avete sicuramente un frigorifero e li preparate la sera prima magari per il pranzo o anche per un'ora prima. Ecco, stiamo andando a pralinare i nostri dolcetti. Dolcetti, sì. In pratica, dopo averli passati in frigorifero, naturalmente per chi è a casa, si è preparato la sua cioccolata fusa, non deve fare altro che adesso, sì. E completiamo poi con la granella di? È una granella questa di amaretto, ma a casa guarda va bene con la qualsiasi cosa, perché a casa c'è sempre una noce, un qualsiasi cosa. La frutta secca sarà avanzata anche quella. Esatto, la frutta secca stessa, guarda, puoi fare, diciamo, riutilizzarla in maniera tale che tu arricchisci, incuriosisci. Naturalmente, voglio dire, tutto quello che c'è a casa non dobbiamo necessariamente avere le quantità, ma quantomeno, ecco, io adesso mi sto aiutando magari in una ciotolina piccolissima. Ecco qui, adesso andrà ancora in frigo? No, adesso già il dolce è pronto da mangiare. Ecco qua, tagliamo il nostro pasticcino, buonissimo sicuramente, un cioccolatino. Sì, diciamo che è un cioccolatino, l'abbiamo tagliato, adesso noi lo assaggiamo, speriamo che lo fate voi a casa. Ma sicuramente, e allora rifatelo perché l'aspetto è veramente fantastico. Buon proseguimento di festività dal laboratorio della pasticceria di Francesco Cassarino, è tutto, grazie Francesco. Grazie a voi, buon felice 2017. Maurizio Castagnina, l'emergenza occupazione gela è molto evidente, soprattutto nel 2016, ci auguriamo che nel 2017 questo trend possa cambiare. Le chiedo subito, che anno è stato per il sindacato? Il 2016 è stato sicuramente un anno difficile da gestire perché automaticamente non ci sono state quelle affermazioni di cantieri che si erano previste nel protocollo d'intesa. Si sono raggiunti degli obiettivi per quanto riguarda la raffineria di Gela e alcune cose per quanto riguarda le bonifiche ambientali di Sintial, stendono ancora a partire e a decollare tutta quella che è l'attività dell'esplorazione e perforazione, che era quella che in linea di massima doveva in tutti i modi far sì che la popolazione dell'indotto in particolar modo fosse presa a lavorare nei vari cantieri. Ecco, a proposito di indotto, è proprio l'indotto che soffre, come si può arginare questa situazione? L'argine dell'indotto può essere fatto solo con l'evoluzione dei cantieri. Noi stiamo tentando di pressare, soprattutto, ripeto, per la questione dell'esplorazione e perforazione, di avviare tutta una serie di cantieri a partire anche dalla piattaforma a terra, che questa permette di assimilare e portare tantissimi lavoratori, soprattutto metalmeccanici ed edili, che sono quelli che stanno soffrendo di più in questa vertenza. Poi bisogna continuare a pressare le istituzioni perché non vengono a far meno le autorizzazioni che servono per l'apertura dei cantieri. Pertanto bisogna lavorare in sinergia. Da un punto di vista di interlocuzione si è fatto un buon lavoro nel 2016, bisogna non abbassare la guardia assolutamente, bisogna in tutti i modi possibili parlare con le istituzioni e far sì che le autorizzazioni previste, senza che ci sia una strumentalizzazione di natura politica, possano arrivare per far sì che il Paese possa non dire portare alla normalità, perché la normalità non è possibile portarla in questo periodo, ma avere più speranza di attività lavorativa. Ecco, ma ci sono dunque buoni propositi per il 2017 da quello che noi capiamo? Diciamo da un punto di vista della Green Refinery sicuramente sì, stanno avviando tutta una serie di lavori che permetteranno di assorbire una quota parte di quell'indotto. Ripeto, rimane un tallone d'Achille, ma faremo il pressing dovuto soprattutto per quanto riguarda l'esplorazione e perforazione. Per quanto riguarda il personale del diretto siamo arrivati alla punta massima, nel senso che ormai siamo arrivati a quelli che sono i fatiti di 400 unità, nel progetto finale sono stati messi in campo nuove iniziative che dovrebbero invertire la rotta, cioè non più personale verso l'uscita ma del personale che dovrebbe rientrare, tra quali il progetto CARS, che è un progetto abbastanza di prospettiva per quanto riguarda quelle che sono il sistema delle autorizzazioni e quello che è il sistema dei badge.
oggi, facendo un punto della situazione, facciamo, verifichiamo che nella sua interezza il protocollo non sta andando avanti. Ecco, in percentuale, proprio rispetto all'accordo del 6 novembre del 2014, a Gela quanti cantieri sono partiti? Io non interverrei sui cantieri, ma farei una disamina nel protocollo, perché noi abbiamo l'aspetto green, abbiamo l'aspetto a pestrim e l'aspetto delle bonifiche. Quindi se entro nei cantieri è come se desse una parvenza che c'è un'attività. Io vorrei entrare invece sui tempi di realizzazione del protocollo stesso. Per quanto riguarda la green, è passato un messaggio mediatico dove si dice che entro il 2018 ci sarà la green, ma non è così rispetto al protocollo, perché nel protocollo c'era scritto che entro il 2017 dovevamo avere la green. Aspettiamo un incontro a breve scadenza con l'azienda, un incontro tecnico per fare una verifica sulla green stesso. Per quanto riguarda il settore upstream, ci sono le dolenti note. Le dolenti note dovute al fatto che da un lato ci hanno proposto una rimodulazione del progetto per quanto riguarda Argo Cassiopea. Nella rimodulazione portano un slittamento dei tempi, perché doveva partire entro il 2019 l'Argo Cassiopea e invece sarà entro il 2020, quindi c'è un anno di slittamento, anche se loro dicono che anticipano, ma non capisco che significa anticipare. Però c'è un dato negativo che emerge sull'upstream, che la produzione di petrolio rispetto a mesi addietro si è ridotta di circa 6.000 barili al giorno, quindi siamo a 14.000 barili al giorno rispetto ai 20.000. Questo ci fa preoccupare, significa che non sono stati fatti quegli investimenti che hanno permesso di aumentare la produzione di greggio e quindi anche di gas. E quindi sulla base di questo c'è un altro problema che emerge, perché nell'upstream in Enimed hanno confluito altri 120 unità, quindi significa che ci potremmo trovare nei prossimi mesi con un problema di un costo del lavoro notevole, e quindi sui bilanci andrebbe a incidere con problemi anche occupazionali nel proseguo. Questo è per quanto riguarda l'upstream. In ultima analisi, per quanto riguarda le bonifiche, dicono che è partita la bonifica dell'ISAF, ma dobbiamo fare un incontro specifico per capire a che punto siamo e dove possiamo arrivare. Parlano tutti di green, ma di un verde che ancora è una speranza per il prossimo futuro. Infreddolite ma coriacee a tutto sono le mogli degli ex operai dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela, stanche e deluse di ascoltare solo promesse. Allo stato attuale mancano i fatti e ieri sera in piazza Umberto I hanno promosso una fiaccolata simbolica sotto l'albero di Natale. Non siamo invisibili e non perdiamo la speranza, hanno detto. Gli ammortizzatori sociali sono oramai scaduti da mesi e aumentano i padri di famiglia che sono in difficoltà. Il lavoro è dignità, vogliamo che i nostri mariti tornino a lavorare. Questa fiaccolata è la fiaccolata del silenzio contro il silenzio, perché noi vogliamo lavoro, non ce la facciamo più, vogliamo risposta. Ci sono operai, persone che hanno disagi, una Gela in ginocchio, una Gela disperata. Vogliamo risposte, solo risposte da parte delle istituzioni, dei politici locali, regionali, da parte della Chiesa, da parte di tutti. Basta più, non ce la facciamo più. Vogliamo soltanto lavoro per tutti, non solo per l'indotto. Abbiamo finito pure gli ammortizzatori sociali e quindi chiediamo che almeno ci ridiano il nostro posto di lavoro. Vogliamo il lavoro, non vogliamo assistenzialismo, vogliamo il lavoro. Quando noi troviamo qualche lavoro al di fuori di Gela siamo costretti a peregrinare fuori, a lasciare la famiglia, i bambini e a lasciare tutto. Noi in questa città ci abbiamo creduto, abbiamo investito, abbiamo mutuo da pagare, abbiamo bambini che vanno a scuola e ci crediamo e vogliamo rimanere nella nostra città. Ho visto di giorno in giorno che stiamo andando sempre indietro, di tutto, senza lavoro. È una disperazione questa.
Una forma di protesta pacifica, quella scelta dalle donne, ma che potrebbe sfociare nei prossimi giorni in qualcosa di più concreto, per dire basta ai silenzi di chi ci rappresenta e sta assistendo alla morte di un'intera città. Quella di ieri sera è stata una fiaccolata del silenzio contro il silenzio. Una città dove i negozi chiudono, una città semivuota, una città ostaggio della criminalità, perché ogni sera bruciano i ragazzi senza lavoro, senza futuro. Siamo disperati. Al sindaco chiediamo di venirci incontro, di aiutarci. Non vogliamo assistenzialismo, ma però vogliamo delle risposte, vogliamo i fatti, vogliamo il lavoro è dignità, chiediamo solo questo, il lavoro. Simone Siciliano, ieri sera in piazza Umberto I fiaccolata pacifica da parte delle mogli degli operai che hanno perduto il posto di lavoro, ci riferiamo agli operai dell'indotto, chiedono fatti concreti all'amministrazione comunale, non alla solita solidarietà. Come risponde l'amministrazione comunale? Rispondiamo con delle azioni concrete, così come i fatti concreti che chiedono le donne, ma come tutta la città gelese a gran voce. Il 2017 sarà un anno in cui diversi cantieri verranno avviati in città grazie ai fondi del Patto per il Sud. Ricordo che ci sono 30 progetti che sono stati avviati alla regione per portarli in gara. Ci sono poi i cantieri che riguardano le royalties, sono altri progetti di urbanizzazione della città, quindi tutto il settore che riguarda la riqualificazione cittadina, soprattutto di aree periferiche come ad esempio la parte nord del museo piuttosto che la fine di via Recanati, verranno interessate da cantieri reali. Dall'altro ci sono i fondi dell'agenda urbana, siamo stati selezionati assieme al Comune di Vittoria per un totale di 40 milioni di euro per progetti che hanno ricaduta a carattere prevalentemente sociale, quindi per il comparto anziano, per le categorie più svantaggiate, per un miglioramento della pubblica amministrazione, quindi i servizi che la pubblica amministrazione può dare alla città, e per tutto quello che riguarda il ripristino di aree con gravi problemi sismici. Dall'altro ci sono delle iniziative più incisive che riguardano il popolo direttamente. Uno di questi è stato avviato a fine gennaio. È un bando per le start-up, chiamato Job Start-up, che sta riscuotendo un notevole successo. Molti ragazzi, molti giovani talenti si sono avvicinati all'amministrazione, giovani talenti che rappresentano il tessuto, la futura classe imprenditoriale, che riceveranno un incentivo per le idee che porteranno da qui a maggio, idee che potranno diventare nuove attività imprenditoriali. Dunque, nella sostanza lei dice che il 2017, l'anno che è appena cominciato, sarà importante proprio a livello occupazionale, partiranno realmente i cantieri. È un anno di raccolta dei risultati coltivati nel 2016. Si vedranno avviare finalmente il cantiere della Green Refinery, che è quello che dovrebbe tamponare la maggior parte della crisi dovuta alle difficoltà dell'indotto storico, e a questo si concateneranno tutta una serie di iniziative, come vi ho già elencato, di riqualificazione urbana e di aiuti diretti per i comparti più in difficoltà, quale ad esempio il settore agricolo, soprattutto per quello che riguarda anche lì la giovane imprenditoria, la sperimentazione di nuove colture, soprattutto con a carattere industriale. Però finora, Simone Siciliano, abbiamo ascoltato un fiume di parole, fatti concreti al momento attuale però non ce ne sono. Questi sono fatti concreti, perché Job Startup è un fatto concreto, sono dei fondi pubblici dell'amministrazione che sta investendo sulla giovane imprenditoria. A fine mese partirà un altro bando che dovrebbe aiutare il comparto edile, incentivando i cantieri dell'edilizia privata. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì
e giovedì. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Gli aiuti del governo rivolti solo a Taranto, mentre Gela rimane una città dimenticata, tutta colpa della classe politica che ci rappresenta, lo dice in una nota il leader di un'altra Gela, Lucio Greco, in merito alla crisi economica e sociale che sta attraversando la città, acuita dalla chiusura della raffineria. La carenza di una classe politica qualificata e capace di interpretare le istanze fondamentali della comunità, scrive Greco, soprattutto nella situazione complessa creatasi con la chiusura dello stabilimento, limitano la forza di contrattazione tanto nei confronti dell'industria quanto nei rapporti con le istituzioni pubbliche nazionali. Così, mentre per Taranto, città simbolo assieme a Gela del degrado economico, sociale ed ambientale causato dall'insediamento di importanti industrie, proprio a Natale, il 24 dicembre scorso, è stato varato dal governo Gentiloni un decreto legge con cui vengono stanziati 108 milioni di euro di risorse destinate alla città pugliese e sulla sua sanità, in particolare oltre a 30 milioni per le famiglie disagiate. Per Gela, invece, niente di niente, neanche l'ombra di una semplice attenzione. Ma c'è da meravigliarsi per questo diverso trattamento, si domanda Greco? Assolutamente no. E diciamo finalmente l'amara verità. Noi gelesi dobbiamo prendere atto della delegittimazione di chi dovrebbe rappresentarci sia a livello locale che regionale ed abbandonare quindi il campo da ogni possibile ottimismo. Quale credibilità e quale forza contrattuale possono avere, infatti, un sindaco ed un governatore dai quali prendono le distanze persino gli stessi partiti di appartenenza? Quale credibilità può avere un sindaco che, espulso dal Movimento 5 Stelle, si è inventato, pur di galleggiare, un movimento locale privo di qualsiasi identità? Quale credibilità può avere un governatore che annuncia urbi e torbi risultati economici ed occupazionali entusiasmanti per essere smentito subito dopo dai suoi stessi uffici che parlano invece di una situazione economica ed occupazionale disarmante e seriamente preoccupante, se non addirittura drammatica per la nostra regione? Dispensare ottimismo, così come fanno Messinese e Crocetta, e ricorrere a dati falsi, chiude Greco, può funzionare solo per qualche giorno, ma poi alla lunga si procura solo discredito. Al punto in cui siamo arrivati ci vuole una vera e propria inversione di rotta. Una tela seicentesca con cornice quadribolata raffigurante l'agostiniano terranovese Beato Giovanni Guccio, una tela settecentesca raffigurante Sant'Agostino, una tela datata del 1627 raffigurante il ritorno d'Egitto ed ancora libri antichi e argenti, beni di inestimabile valore che erano custoditi nella chiesa Sant'Agostino in piazza Salandra a Gela. Erano infatti custoditi, adesso non ci sono più da quando i frati hanno lasciato la struttura. Che fine hanno fatto? L'interrogativo se lo pone lo storico Nuccio Mulè, che già il 17 ottobre scorso inviò al sovrintendente beni culturali di Caltanissetta e per conoscenza anche al vescovo della diocesi di Piazza Almerina una lettera con cui si chiedeva di sapere se i padri agostiniani di Gela, dopo aver lasciato definitivamente la chiesa e il convento, avessero chiesto l'autorizzazione a trasferire la serie di beni culturali assieme ad altro materiale di valore di varie epoche, il tutto già ampiamente storicizzato. Domanda che al momento attuale non ha mai avuto alcuna risposta. Ma questi beni così importanti dove sono finiti? Se li sono portati gli agostiniani e ci hanno graziosamente lasciato i beni culturali che erano dentro la chiesa. Non riesco a capire come mai, se questi reperti, questi beni culturali che erano nel convento, se li sono portati via, che erano, loro dicono, di proprietà esclusiva, mentre quelli della chiesa li hanno lasciati. E allora dovevano anche portarsi quelli della chiesa. Siccome il sottoscritto è convinto che il bene culturale che era nel convento, i beni culturali che erano nel convento, così come quelli della chiesa, sono di proprietà della città e non degli agostiniani, anche perché sono stati storicizzati. Per esempio, la tela del 1627 è lì da circa 4 secoli. Quindi non vedo perché loro se siano portati via tutta questa enorme quantità di materiale, che non si riesce a capire quanti e quale. Ricordo che alle 4 di mattina hanno fatto un camion e se li sono portati via per evitare
eventuali proteste di parrocchiani e anche quella mia. Io, per evitare di imbattare contro le istituzioni, contro gli stessi agostiniani, mi sono rivolto alla soprintendenza per capire se era legittimo questo trasferimento e in base a che cosa l'avevano fatto. Non ho avuto nessuna risposta, nemmeno una risposta di cortesia. Io già mi sto attivando per fare un esposto alle competenti autorità, perché non deve andare in porto questa cosa. Immaginate se domani chiudono, se ne vanno via gli altri ordini religiosi. Le chiese rimangono senza beni culturali, così. È una cosa assurda. Si configura un reato, appropriazione indebita. Saranno le competenti autorità a decidere quello che è accaduto, se poteva accadere. È stato approvato dalla Commissione Generale un regolamento per l'affidamento degli incarichi legali. Il regolamento pone Gela al primo posto in Sicilia e forse in Italia. Il Comune infatti è il primo che si adegua alla normativa prevista dalla norma 50/2016 inserita nel nuovo codice degli appalti. Si tratta di una novità assoluta perché prevede l'istituzione di un albo da parte del Comune suddiviso in 5 fasce: civile, penale, amministrativo, lavoro e tributario. Gli incarichi verranno assegnati a rotazione sempre nell'ambito delle fasce che vengono costituite, e in ogni caso non vi sarà nessuna disparità di trattamento nei compensi. Spazio anche ai dottori in legge, a coloro cioè che non sono abilitati e che siano iscritti da almeno 2 anni nell'albo dei patrocinatori legali. Si è arrivati oggi ad un regolamento sugli incarichi legali condiviso ampiamente. I principi fondamentali quindi di questo regolamento sono ad oggi la condivisione, la trasparenza e soprattutto anche l'apertura ai patrocinatori. L'obiettivo senz'altro rimane sempre quello, da una parte, di creare elementi e condizioni di trasparenza, ma nello stesso tempo di risparmio economico. Per cui ecco perché in via sperimentale siamo convinti, in una fase iniziale, ecco il concetto di sperimentale, di raggiungerlo questo obiettivo. Speriamo di raggiungerlo, ecco, riteniamo di sì, laddove non fosse possibile verifichiamo sempre insieme al Consiglio Comunale di trovare anche altri elementi, vediamo. Il regolamento è stato condiviso dalla Commissione Generale con l'amministrazione comunale e con l'Ordine degli Avvocati. La commissione è presieduta da Giuseppe Guastella, vicepresidente Giovanni Panebianco, componenti sono Carmelo Casano, Sara Cavallo e Francesca Caruso. L'ultima parola spetterà comunque all'Assise Civica. I nostri giovani colleghi avranno l'opportunità di avere incarichi legali. Nel regolamento è previsto un aumento dei compensi secondo i medi delle tariffe forensi, mentre prima era calcolata ai minimi. C'è l'assicurazione che tutti avranno non solo parità di trattamento nella distribuzione degli incarichi, ma anche nel valore. Quindi significa che tutti avranno medesimi compensi senza nessuna discrezionalità da parte di chi che sia. E rassicurazione che verranno tutelati tutti i professionisti gelesi, quindi gli incarichi verranno dati per la maggior parte ai professionisti gelesi, salvo poi dei casi in cui le materie o comunque la professionalità, stiamo parlando di professionalità universitaria, lo richiedano, e solamente in quel caso si potrà ricorrere a professionisti di fuori. Quindi veramente una novità frutto del lavoro non solo di questa commissione, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela e dell'amministrazione comunale, che ha ben recepito le nostre osservazioni.